Bene, allora iniziamo questa conferenza stampa di presentazione delle attività di sabato e domenica. Sabato e domenica in oltre 60 piazze dell'Umbria, insomma un dato molto significativo, perché insomma se tenessimo questa media a livello italiano, i banchetti auspicati dal nostro segretario Lorenzo sarebbero 3.000, erano 1.000, speriamo che, di essere in media da questo punto di vista. Però in oltre 60 piazze dell'Umbria faremo i nostri banchetti, dei quali proporremo non solo chiaramente quello che stiamo realizzando a livello nazionale, di riforme tra Presidente del Governo, ma anche chiaramente ci sarà una presenza del partito che sarà pronto a fare il tesseramento e a portare avanti appunto l'iscrizione al Partito Democratico per i banchetti. Ci sarà una presenza politica che è quella legata alla volontà comunque di dare una risposta anche in Italia, anche attraverso il nostro partito, agli attentati di Parigi. Da lì nasce lo spirito del 5 e del 6. Il nostro segretario Renzi ha giustamente inteso l'idea di mettere il Partito Democratico, che è la più grande forza democratica e politica del paese, in piazza, in mezzo alla gente, raccontando quello che facciamo, raccontando quello che faremo. In Umbria vi abbiamo dato una declinazione in più, ci tengo a sottolinearla, perché non faremo semplicemente appunto un momento nazionale, ma ci sarà un momento politico regionale importante, che è questo: stop alle povertà, l'Umbria riparte. In tutti i nostri banchetti i cittadini iscritti e i militanti che si avvicineranno potranno compilare questo questionario. Come sapete, l'idea della battaglia contro le povertà, l'idea che il Partito Democratico ha voluto lanciare fin da settembre, il Movimento 5 Stelle presentò una mozione sul reddito di cittadinanza. Noi cambiamo strategia rispetto al passato. Una volta dicevamo non ci sono i soldi, non possiamo accettarla, avremmo bocciato la proposta. Questa volta abbiamo fatto una cosa diversa. Non abbiamo chiuso la porta, abbiamo detto non ci convince quello che voi proponete, non ci convince perché a parte che è insostenibile economicamente, ma poi anche perché sbagliamo, perché dare tutto, dare due soldi a tutti significa anche dare a chi non ha bisogno, questo veramente l'abbiamo detto più volte e riteniamo un sinonimo di giustizia e anche di equità. Però abbiamo detto ragioniamoci, perché il tema delle povertà ci interessa, noi non ci sottraiamo ad una risposta alle povertà. E allora, rispetto a questo, abbiamo deciso di fare una grande partecipazione. In questi due giorni, in tutti i banchetti troverete questi nostri questionari, questo è il fronte di qua c'è il retro, che indica appunto quello che i cittadini, i nostri elettori chiedono. Quindi c'è una domanda iniziale, se si ritiene giusta o meno misura sperimentale di sostegno al reddito, noi lo chiamiamo così, misure di sostegno al reddito contro la povertà. C'è chiaramente un preambolo molto veloce e snello: il Partito Democratico vuole dare una risposta alla povertà, l'Umbria vuole uscire rapidamente dalla crisi, gli indicatori economici sono incoraggianti, ma molte crisi di questi anni sono ancora aperte, vogliamo giocare questa partita a viso aperto nell'ambito di politiche attive che aiutino l'inserimento e il reinserimento lavorativo in Umbria, per dare un contributo e una speranza a chi è più in difficoltà, dice il lavoro di partitura, l'inserimento è il reinserimento, è il reinserimento. Ritieni giusto che la regione Umbria attivi una misura sperimentale di sostegno al reddito? Sì o no? Su quale categorie ci dovrà maggiormente concentrare? Povertà relativa, quindi sotto 3.000 euro anni, povertà assoluta o altre categorie, specificare quali, quindi chiaramente i cittadini potranno qualcosa. A quale nucleo familiare sicura della priorità? Single, coppie conviventi, genitori separati con figli a carico, famiglie numerose, famiglie con minori, famiglie con disabili. Quale dovrà essere il target anagrafico di riferimento? Fino a 34 anni, da 35 a 44, da 45 a 54, da 55 a 64, 65 ed oltre. E su quale tipologia di forza lavoro dovremmo concentrarci? Giovani in cerca di occupazione, disoccupato over 30, chi ha perso il lavoro sopra i 40, partite IVA basso reddito, altre indicazioni proposte. Non abbiamo messo i pensionati perché non ci rendiamo conto in particolare di pensionati con la minima, che sono
una categoria di difficoltà, ma perché essendo interpretabili alla luce anche dell'indicazione dell'Europa come misure legate alle politiche attive, dobbiamo diciamo finalizzare all'inserimento al reinserimento lavorativo. Quindi questo è un modello di partecipazione diffuso, io credo molto importante, perché il Partito Democratico torna a fare il Partito Democratico, sta nelle piazze, sta in mezzo alla gente, discute e partecipa alle proposte, perché poi dall'esito di questo questionario uscirà anche la nostra proposta in Consiglio regionale. Ci sarà poi un'altra fase di discussione nei prossimi giorni dei circoli e poi penso che chiuderemo con una direzione regionale la partita prima di Natale. Insieme diffonderemo anche questo volantino legato all'invito, così alla pubblicità rispetto agli abbonamenti di Unità. Come sapete, Unità è tornata, è il giornale sul quale ha scommesso molto la segreteria nazionale del segretario Renzi, sul gioco appunto di Unità Edicola, e qui ci sono tutte le tipologie di abbonamento che i cittadini possono fare, quindi da 6 mesi, una settimana, abbonamento di un anno, e tutte le modalità per abbonarsi, quindi c'è sia le indicazioni del sito che poi le eventuali indicazioni che non potete trovare su internet, o comunque di chi non vuole attivare il conto su internet, c'è il numero di telefono della segreteria, per cui se qualcuno vuole chiamare troverà qui alla nostra centrale di indicazioni utili per questo. Quindi ecco, diciamo, il banchetto è un momento importante di un partito che ritorna nelle piazze. Ripeto, siamo molto soddisfatti fino adesso della risposta dell'Umbria, perché registriamo oltre 60 adesioni. Di fatto noi ne stimavamo, cioè era stato chiesto un obiettivo intorno ai 20-25, quindi stiamo oltre le 60, credo che stiamo facendo un buon lavoro, dimostrando anche che il Partito Democratico è un partito vivo. Non è vero come dice qualcuno prima che è un partito morto se non si mette nelle condizioni di fare le cose. I circoli, i territori non funzionano quando non sono nella condizione di fare le cose. Purtroppo noi ci perdiamo troppo in chiacchiere, ci perdiamo troppo in beghe interne, in discussioni tattiche tutte legate alla nostra geopolitica interna, parlando delle cose serie, parlando di quello che dobbiamo fare, invece c'è una mobilitazione e c'è una volontà di rispondere. Contestualmente in questa settimana ci sono riuniti per esempio i circoli di tutto il piano delle riforme del Consiglio regionale, anche lì abbiamo registrato comunque una partecipazione di credo che sia il modello giusto, parlare dei temi, parlare delle cose da fare, coinvolgere i cittadini, i nostri iscritti, i nostri elettori, su questo penso che sia un qualcosa di utile che va a ribadire una centralità del partito anche a livello regionale, agganciandoci al percorso nazionale che è quello di Italia Coraggio e della comunicazione del 5-6 c'è quasi l'idea.